Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di cosa ne penso di Super Dragon Ball Heroes, sia inteso come anime sia inteso come videogioco, più che altro quello che sta dietro al videogioco, ovvero la storia. Ed inoltre appunto rispondere ad una domanda che sicuramente guardando le ultime recensioni viene spontanea: ma Super Dragon Ball Heroes è una merda o no? Prima di tutto ragazzi volevo dirvi che appunto sto facendo questo tipo di video dove discuto nel frattempo che faccio qualche partita Xenoverse. Probabilmente mi vedrete perdere perché ho il vizio di guardare verso la telecamera e quindi sarà tutto un fail continuo. E nel frattempo mentre che ci sono mi pubblicizzo pure il pack, quindi se volete acquistatelo trovate il link qua sotto in descrizione. Costa un solo dollaro, ovvero 60 centesimi, e trovate tante altre cose. Inoltre potete richiedermi delle mod a solamente 20 dollari, che sono tipo 16 euro, neanche, che appunto vi permetterà, e questa richiesta appunto vi permetterà di richiedermi un personaggio fatto da me, inventato da me, come ad esempio questo figone qua, Fulgor. Sì, ho fatto pure un'aura custom, questo personaggio mi è stato richiesto e l'ho creato ovviamente, veramente tanta roba. Infatti ha un sacco di skill custom e tutto il resto. Comunque se volete fare una richiesta o comunque acquistare le mie mod, potete trovare il link qua sotto in descrizione per informarvi. Inoltre ragazzi potete tranquillamente acquistare il mio merchandising che trovate in descrizione. Troverete magliette, no, questa Adidas purtroppo. No, immaginate se metto di quelle magliette con il logo Adidas, tutte fake, mamma mia, troppo bello. Denuncia is coming. Comunque cavolate a parte ragazzi, se volete potete trovare il link in descrizione. Detto questo ragazzi però iniziamo a parlare subito di questo episodio, ovvero iniziando con una domanda: perché questo episodio è durato solo 8 minuti? Allora, purtroppo molte persone quando non dimostrano apprezzamento, ecco, mettiamola da questo punto, non capiscono che non si tratta di un anime regolare, quindi un Dragon Ball Super, un Dragon Ball Z, un Dragon Ball GT, ma si tratta di un anime promozionale. Cosa significa questo? Quest'anime ha l'unico, e ripeto, l'unico scopo di far conoscere il gioco arcade giapponese Super Dragon Ball Heroes, che vi ricordo si gioca solamente in Giappone, nelle sale giochi. Quindi essendo un anime promozionale, non sta scritto da nessuna parte che debba durare 24 minuti. Si tratta infatti semplicemente di una serie di cortometraggi indetti alla pubblicità del gioco. Quindi mettiamo che c'è un evento, come già successo, infatti il 16 luglio ce ne sarà un altro, vi ricordo. C'è un evento, perfetto, pubblichiamo in streaming online sul sito ufficiale questo anime e mettiamolo in riproduzione durante l'evento per invitare più persone che si sentono comunque invogliate a vedere questo anime. E quindi ragazzi si tratta semplicemente di qualcosa in streaming online, quindi neanche che si trova in TV, che vuole pubblicizzare il gioco. Stop, niente di più, niente di meno. Quindi ragazzi è inutile secondo me lamentarsi. Sono delle lamentele inutili fatte da persone che purtroppo non capiscono le cose. Non che ne faccio una colpa, perché comunque con queste cose dal Giappone capisco che magari ci possa essere un po' di confusione. Comunque, parlando pure di un'altra cosa, ho notato che sulla fanbase di Dragon Ball ci sono sempre conflitti. Questo è meglio, quell'altro è meglio, non capendo che però si parla della stessa opera. Cioè se io vado a dire GT è merda, in un certo modo insulto tutto Dragon Ball. Se io sono veramente un fan, guardo tutto. C'è quello che preferisco, ma è inutile dire quello è merda, quello è un cancro, quello è un aborto. Va bene farlo scherzosamente, ci sta tranquillamente, ma farlo per insultare fan e opere facenti parte della stessa serie, cioè della stessa serie, dello stesso brand, diciamo così, secondo me è inutile. Questa era una piccola parentesi che volevo dire. Comunque, chiarita la durata, passiamo a parlare di tutto. L'anime comincia con la opening che è ispirata tantissimo dai trailer che troviamo di Super Dragon Ball Heroes. Infatti vediamo Trunks, Goku e Vegeta che si allenano contro Whis, vediamo il Prison Planet, Kamba che sarebbe il Saiyan malvagio, vediamo Fu, vediamo tutto praticamente. C'è la classica canzone che ci ha accompagnato durante i vari trailer della serie di Heroes, quella della Universe Mission dove c'è il Prison Planet Saga. E niente, questa era la opening, diciamo che è qualcosa di semplice, niente di troppo pompato, ma ci sta, essendo che si tratta di far vedere ciò che succede. Ora, parlando della trama, qua c'è da fare un discorso. Essendo che si tratta appunto di un anime promozionale di solo 8 minuti, hanno dovuto restringere la storia togliendo alcune parti e semplificandone alcune. Prima parliamo di ciò che succede cronologicamente. In primis, tutto comincia con Goku e Vegeta che si allenano insieme a Whis. Trunks non si vede all'inizio, questa cosa diciamo che mi ha fatto un po' storcere il naso se devo essere sincero.
Però passiamo avanti, comunque capisco che hanno dovuto, come dire, velocizzare il tutto, perché sennò col cavolo che ci arrivano in 8 minuti a far vedere tutto. E quindi si arriva semplicemente alla fine di questo allenamento con Goku e Vegeta tutti convinti. Ah, Whis gli dice state migliorando, bravi coglioni, e poi gli dà un colpo di bastone. Dopo questo arriva Mei dicendo che Trunks è scomparso. Dopo che scoprono la scomparsa di Trunks arriva questo misterioso individuo, Fu, che noi già conosciamo dal nostro carissimo Dragon Ball Xenoverse 2. Questo personaggio spiega la situazione in modo molto criptico, se devo essere sincero, e già Whis è molto dubbioso riguardo a Fu. Già, ovviamente magari ha capito che si tratta di qualcuno che in realtà sembra che voglia aiutare, ma in realtà è un pezzo di merda. Comunque, cavolo da parte, dopo questo, i nostri guerrieri si teletrasportano sul Prison Planet. Dopo questa spiegazione e tutto il resto, Goku e Vegeta sentono un'aura. Di chi è quest'aura? Di Goku. E tu vuol dire... Che cazzo? What? Sì, è Goku Xeno. Chi è Goku Xeno? Goku Xeno è un Goku estrapolato dalla mente di Trunks, grazie a Chronoma, la Kaioshin del tempo, che appunto ha vissuto gli eventi di GT e alcuni eventi dei film, normalmente non canonici. Ed inoltre appunto ha praticamente vissuto una timeline alternativa a ottenuto il Super Saiyan 4. Quindi dopo l'incontro con questo Goku, Goku pensa che Goku e gli altri provenienti dalla timeline di Super siano alleati di Fu. Cosa che fa? Li attacca, giustamente. Perché Goku ha in mente di distruggere la cupola che sta sopra il cielo del Prison Planet per scappare. Ma di questo ne parleremo dopo, ci arriviamo con calma. Avviene uno scontro tranquillo, diciamo alla pari. I due si affrontano e già qua c'è il primo cambiamento. Lo scontro sarebbe dovuto essere diverso. Infatti nella storia originale vede come vincitore proprio Goku con il Super Saiyan Blue. Però vabbè, ci sta che abbiano fatto un pareggio, perché sennò avrebbero creato conflitti inutili nella fanbase, ricollegandoci al discorso di prima, proprio perché devono esserci per forza dei conflitti, perché sennò la fanbase non è contenta. Ma questa non è solo la fanbase di Dragon Ball, sono tante fanbase che pensano che si debba fare la guerra. Comunque, dopo questo, lo scontro continua, c'è lo scontro di Kamehameha, che come ho già detto prima, Goku Xeno voleva sfruttare per distruggere la cupola. Svela di essere appunto il cattivo, tra virgolette, dice che sta facendo degli esperimenti e tutto il resto, Goku Xeno spiega le altre cose, e viene spiegato a tutti che devono raccogliere le 7 sfere del drago per poter scappare. Finito questo scontro, Fu si dilegua praticamente, e vediamo Trunks, che si trova in una prigione. Viene liberato, esce praticamente, e Cooler compare, chiedendo la sfera a Trunks. Qua, ora non vi dico cosa succederà perché lo considero, diciamo, spoiler. Aspetterete il prossimo episodio tra 2 settimane. Finito questo, si vede Fu nel suo laboratorio e notiamo diversi soggetti, tra cui la banda di Bojack, e ragazzi, un personaggio che non si vede da un sacco di... anzi non si è mai visto nell'anime. Parlo di Majin Ozotto. Sapete chi è? Un personaggio di gioco per Sega 32-bit, praticamente uscito non lo so quando, ma tanto tempo fa, che ha fatto finalmente la sua comparsa in un anime dopo tantissimo tempo. E di questo ne voglio parlare bene dopo. Questo video durerà un po' di più, l'avete capito. Dopo aver parlato della trama voglio spendere qualche parola per la colonna sonora. Mi aspettavo colonne sonore prese a proprio tantissimo da Dragon Ball Super. Mi sbagliavo. Hanno fatto delle colonne sonore nuove, perlomeno mi sembrano nuove, non mi pare di averle sentite in Dragon Ball Super, e sono veramente molto fighe. Sono veramente contento di come si stiano comportando un po' con tutto il comparto, sia tecnico che come storia, appunto. Quindi colonne sonore nuove, carine, azzeccate, spero di vedere poi delle colonne sonore più pompate comunque. E niente, le colonne sonore mi hanno convinto. Riguardo alle animazioni, sinceramente, a differenza di come alcuni dicono le animazioni sono pessime, non la penso così. Secondo me sono buone, si può migliorare assolutamente, non sono animazioni che fanno urlare al miracolo, questo è ovvio, ma comunque sono abbastanza buone, sono delle buone animazioni. Ci sono quelle più bruttine, questo è vero, ma c'è da dire che sono quando si è, diciamo, nella lontananza, quindi quando c'è un personaggio visto da lontano, è normale che si mettano meno dettagli, sia per risparmiare tempo, sia per evitare di fare cose troppo definite, perché richiede molto, molto, molto tempo. Quindi ragazzi, a me sinceramente l'episodio è piaciuto, eppure tanto. È qualcosa alla fine di semplice, perché è ancora gli inizi, è il primo episodio e ci può stare. Non è ottimo, non è un episodio della Madonna,
ma è un buon episodio che dà di certo un ottimo inizio a quello che è Super Dragon Ball Heroes. Sinceramente mi sento di dare alla trama un bel 8, perché comunque è stata adattata bene in 8 minuti, ed inoltre comunque mi è piaciuta molto, ha fatto venire quella voglia di continuare a vedere l'anime. Riguardo alle animazioni mi sento di dare un 8 e mezzo, animazioni buone ma che potrebbero migliorare di tanto. Inoltre poi riguardo alla colonna sonora mi sento di dare un 7, perché sono delle colonne sonore originali, però ancora non abbiamo visto, diciamo, quelle dei scontri più importanti, quindi per dare un voto più alto sinceramente vorrei aspettare. Fatto questo discorso sull'episodio, voglio fare con voi un discorso molto importante a mio parere, che riguarda appunto la discussione che si crea spesso nella fanbase, ovvero quello esagerato, quello è troppo fanservice, quindi fa schifo. Veramente mi dispiace vedere che molti fan di Dragon Ball non sono coerenti con loro stessi. Cioè, magari da piccoli ci eccitavamo quando vedevamo le trasformazioni, oh che bello è Super Saiyan, oh che bello è Super Saiyan 3, Super Saiyan 4 e così via. Però ora che dobbiamo sparare merda sulle cose, ci incazziamo quando vediamo magari un Super Saiyan 4, un personaggio che non ci sta tantissimo e tanto altro. Secondo me questo è un comportamento sbagliatissimo. In primis perché si tratta sempre di Dragon Ball. Certo, ovviamente se qualcosa non è bello è giusto, come dire, criticarlo. Ma secondo me non basta dire quello è esagerato quindi fa schifo. Parliamo un po' del fanservice. Il fanservice è qualcosa di molto particolare. Molti lo criticano, molti lo amano, molti se ne fregano. Il fanservice è qualcosa che viene inserito negli anime per far piacere ai fan, per attirare magari i fan a vedere qualcosa, come ad esempio un episodio di un anime e tanto altro. Può essere un fanservice più spinto, come ad esempio c'è in Konosuba, che ve ne ho parlato praticamente in Anime Break. Può essere qualcosa dove fanno vedere qualcosa di figo, come ad esempio le trasformazioni in Super Saiyan 4, i personaggi che ritornano e tutto il resto. Quindi qual è il problema? Perché in un'opera che vi ricordo essere non canonica la gente si deve lamentare del fanservice? Io mi faccio questa domanda e non ho veramente una risposta, tranne il fatto che la gente deve parlare senza ragionare a volte. Cioè, se c'è del fanservice, non ti piace? Non lo guardare. Semplice. Puoi criticare, sì, ma non è una critica, secondo me, dire ma è fanservice, c'è troppa roba esagerata, ci sono troppe trasformazioni. No. Semplicemente qualcosa che piace ai fan di vecchia data, magari, o che piace ai fan più nuovi, o che piace a semplici fan, e che quindi viene fatta apposta per attirare più persone. Semplice. È come ad esempio se io facessi un video dove magari mostro un Super Saiyan 5 che piace a tanti. Mettere magari un Super Saiyan 5 anche insensato, quello è fanservice tra virgolette. Ecco ragazzi, è questo che la gente non capisce. Secondo me non c'è nessun male nel fanservice, non ha mai ucciso nessuno. Ed inoltre poi Heroes non ha mai rovinato la trama di Dragon Ball perché non è canonico, come non lo è GT, come non lo sono tante altre opere di Dragon Ball, come ad esempio i film. Alcuni film non sono canonici, anzi forse la maggior parte. Quindi non capisco perché bisogna lamentarsi del fatto che un'opera che aggiunge tanto, anche cambiando alcuni concetti che, diciamo, fanno incazzare i fan se vengono cambiati, comunque non danneggia niente, perché appunto non è qualcosa di reale. Cioè, noi lo vediamo, è vero, è ufficiale, ma si tratta di qualcosa che nella linea temporale originale di Dragon Ball non esiste. Cioè, non esiste veramente un Goku Super Saiyan 4, non esiste veramente un Goku Super Saiyan Berserker, non esiste veramente Kamba, non esiste veramente Fu, non esistono veramente Mira e Towa, o perlomeno possono esistere, ma ancora non si sono visti. Attualmente, canonicamente, questi personaggi non esistono. Chiusa questa parentesi, secondo me trovo inutile queste lamentele, ed inoltre trovo inutile le guerre che ci sono nel fandom di Dragon Ball. Persone che vogliono far valere la loro idea più degli altri. Io dico che Dragon Ball GT è bello, quindi è bello. Ok, va bene, è bello per te, pure per me è bello, ma non puoi imporre qualcosa a qualcuno, come io non posso imporre agli altri questo mio pensiero, ovviamente. Poi ognuno pensa quello che vuole, questa è la mia opinione, e penso di aver chiarito tutto. Quindi ragazzi, in sintesi, mi è piaciuto molto l'episodio, non capisco perché tutto questo odio per Heroes, perché comunque è una serie che merita, bisogna dargli tempo, e comunque una critica non va fatta in base alla durata di qualcosa, perché secondo me se in quegli 8 minuti c'è qualità, e c'è qualità, è meglio di 24 minuti di vuoto o di roba stupida. Detto questo ragazzi,
Detto questo, ragazzi, vi invito ad esprimere il vostro parere qua sotto nei commenti, a dirmi quindi cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, dite tutto quello che volete. Voglio creare una discussione qua sotto nei commenti, mi raccomando, pacifica, non una discussione dove figlio di troia, io preferisco quello. Figlio puttana. Cavolata a parte, ragazzi, vi invito a lasciare il mio piace al video, a commentarlo e condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche per dei video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico aggiornamenti riguardo al canale, metto delle storie, dei meme e tanto altro. Inoltre, ragazzi, se acquistate il merchandising quando vi arriva, taggatemi su Instagram, così magari vi riposto e vi ringrazio pure in un video. Detto questo, e che cazzo ho appena perso, fantastico, come concludere bene un video. Detto questo, vi invito ad iscrivervi pure al canale Telegram che trovate qua sotto in descrizione, dato che pubblico aggiornamenti sulla situazione del canale. Ad esempio, oggi non esce il video perché non sono sbatti, esempio, no? O semplicemente non può uscire un video, questo viene rimandato, faccio uscire questo domani, c'è una notizia sul mondo anime, c'è una notizia sulle mod, faccio una nuova mod e la mostro. Insomma, ragazzi, entrate, perché se arriveremo ad un buon numero di membri potrei pure organizzare qualche contest. Infatti sto pensando prima o poi di organizzare un bel contest. Ancora non so le modalità, ma ci sarà. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!